Qui dalla vecchia sportiva per Aien Calcio Mercato con Daniele Sala. Daniele, ti abbiamo chiesto nello scorso appuntamento un giudizio globale sul mercato, ci hai dato la tua impressione sulle squadre che si sono mosse meglio. Tra queste squadre hai nominato l'Accademia. Accademia che è fresca di un nuovo colpo, questo Cabrini. Cosa ne pensi? Diciamo che Fabio Cabrini sicuramente è un ottimo giocatore, il passato parla per lui, diciamo che il curriculum è di tutto rispetto, arriva dal mondo giovanile professionistico, l'anno scorso, due anni fa ben figurato a Baveno, cercavano uno dei primi, diciamo, uno probabilmente dei sostituti di Poletti che si è casato a Valduggia, e secondo me hanno individuato in Cabrini quello che può essere, diciamo, l'identikit perfetto per andare a ricoprire i diversi ruoli dell'attacco, anche diciamo alcuni del centrocampo, e può essere l'arma in più per questa Accademia. Volgiamo, Daniele, lo sguardo per un attimo verso il professionismo. Immagino tu stia seguendo la situazione del Novara, sia per la composizione della rosa da parte del direttore Ludi, che per quanto riguarda il possibile ripescaggio che vive una nuova pagina con la decisione riguardante Chievo e Cesena, che ha di fatto escluso Lentella. A questo punto Novara e Catania sembrano quasi dentro. Bisogna vedere un possibile ricorso della Ternana. Che idea ti sei fatto? Il Novara giocherà in Serie B? Allora, queste sono situazioni difficilissime da analizzare, perché noi che siamo umilissimi dilettanti non conosciamo quelle che possono essere le dinamiche e quelle che possono essere, tra virgolette, i piani d'attacco delle squadre. Sicuramente il Novara farà di tutto per ritornare in Serie B, perché è ancora una di quelle categorie dove potrebbe trarre dei benefici, a differenza della Serie C, che ormai tra diritti televisivi e comunque persone che vanno allo stadio, diciamo che non avrebbe molte speranze. Effettivamente io quello che auguro al Novara è il ripescaggio in Serie B. Quello che lascia ben sperare è che il direttore, nonché la proprietà, hanno iniziato la preparazione ormai da diversi giorni, e ormai da 13 giorni se non erro, e non hanno ancora lasciato liberi né Maniero né Sansone, quindi giocatori di categoria che permetterebbero e garantirebbero diversi gol in Serie B. Starà alle alte cariche federali poter decidere sui ripescaggi. Io mi auguro che, visto il passato storico che può avere una società come Novara, dove pochi anni fa aveva disputato il massimo campionato italiano, adesso ritrovarsi comunque in una Serie C per una serie di combinazioni sarebbe veramente brutto. Quindi auguro loro le migliori fortune. Daniele, chiudiamo con una domanda personale. Dall'ultima volta che ci siamo parlati c'è qualche situazione che si sta sbloccando dal punto di vista personale per la tua carriera, o magari c'è qualcosa che ci puoi rivelare, o trattative sotto banco ancora? No, personalmente no, nel senso che a differenza dell'ultima volta dove noi ci siamo parlati, ci siamo confrontati, non è cambiato nulla dal mio punto di vista, è cambiato a differenza delle squadre che hanno iniziato l'operazione, dove oggi il Borgosesia ha iniziato l'operazione e ovviamente io sono andato a vederla. Squadra rosa composta da 26 giocatori, molto giovani, di cui 4 fanno parte del gruppo Juniores. Sicuramente ci saranno aggregati altri giocatori, sicuramente altri Juniores verranno alternati tra di loro. Spero anche che il Borgosesia, siamo qua tutti gli anni a ripeterlo, svolga e compia l'ennesimo miracolo sportivo, perché quest'anno, se lo è stato gli altri anni, questo sarebbe più di un miracolo sportivo. Salutiamo Daniele e lo ringraziamo per questa intervista.